Allora, siamo con Mister Cosimo Silvano della Vallata. Allora, Mister, risultato di 3-0. Ovviamente questa non era la gara su cui la Vallata doveva puntare per racimolare i punti salvezza che mancano, perché la differenza, soprattutto di organico, mi sembra sia molto evidente. Quindi era una partita già difficile sulla carta. Sì, è così, è inutile stare qua a fare discorsi diversi. Certamente noi fino a un certo punto siamo riusciti a stare un po' in partita, stavamo facendo pure benino, poi come al solito fuori casa l'episodio oggi, l'episodio del rigore, un fallo ingenuo, colpito il mio calciatore con la mano. Quindi una volta che poi vai in svantaggio con queste squadre organizzate, queste squadre forti, non è che puoi pretendere di ribaltare. Certo, ce l'abbiamo messa, però purtroppo tante situazioni di organico che anche oggi non ci hanno permesso di fare qualche cambio, però dai, ormai dobbiamo tenere duro e andare fino alla fine, cercando di riuscire nell'obiettivo che con le partite casalinghe che abbiamo fatto e vinto, qualche chance ce la dà. Adesso c'è la pausa pasquale, poi le ultime due gare. Voi andrete a Melicucco e poi un po' in casa con il Caraffa. Proprio oggi si è un po' complicata, perché ancora mentre facciamo l'intervista non è finita a Melicucco, ma sembra che stia pareggiando, quindi la situazione in basso si è un po' ingarbugliata. Eh sì, purtroppo è così, perché poi alla fine contano i numeri dicono questo, e fermo restando che uno le partite ci sono, c'è la possibilità vincendo di fare punti, e questo è il compito delle squadre, della squadra e della mia in questo caso. Poi vediamo, intanto aspettiamo l'esito finale, poi valuteremo tutto per bene. Grazie, mister. Grazie a voi.